Buon pomeriggio a tutti, quest'oggi è una puntata importante perché abbiamo ormai ospite in diretta un personaggio ormai pubblico e televisivo, lo vediamo tutte le settimane sulle reti nazionali nella trasmissione di Porro. Io saluto, do il benvenuto a Suor Anna Monia Alfieri. Buonasera. Bentornata, buonasera a lei. Bentornata in Puglia, Suor Anna Monia Alfieri. Da quanto Grazie tempo manca fisicamente dalla nostra regione? Dalla regione manco da circa 2 mesi, complice un incidente domestico con la frattura del braccio, ma ritornerò presto a Foggia con l'evento di Colloquia 2021. E poi ecco, oggi ci avviciniamo al Natale. Solitamente il Natale lei dove lo trascorre? Viene in Puglia a casa oppure rimane a Milano o in altre parti d'Italia? A Milano, in comunità con le consorelle, sì. Che Natale sarà? Ecco, a proposito di Natale, che Natale si immagina con tutto quello che sta accadendo, la gente che ha desiderio e voglia di tornare nelle piazze, nonostante i contagi stiano aumentando e tutte le problematiche che conosciamo. Che Natale prevede? Io vorrei, ecco, che fosse un Natale dove ci veda un po' tutti quanti più sereni e più consapevoli delle cose che contano nella vita. La famiglia, gli affetti, quel senso di solidarietà che ci porta a dedicarci all'altro, a prenderci carico dell'altro. Il Covid davvero ha sfidato il nostro bisogno di libertà e di individualismo, aprendoci a quel senso di collettività, di corresponsabilità, di presa in carico e di solidarietà. Ed è l'invito che io rivolgo quotidianamente davvero a tutti: è giusto manifestare, è giusto dire il proprio pensiero, ma non si possono mai mettere allo scontro i diritti. Durante il Covid, proprio da Puglia Press, abbiamo chiesto di tenere insieme, ricorderai, il diritto alla scuola e il diritto alla salute. Oggi, con questa sua puntata, mi piacerebbe chiederci, possiamo tenere insieme il diritto alla libertà di espressione, di manifestazione, con il diritto alla salute? È possibile, e questa si chiama prossimità, agire per priorità nella vita. Entreremo un po' più nello specifico tra poco, rimanendo sul tema Natale, anche perché Puglia Press sta confezionando un numero prenatalizio, no? Stiamo cercando di capire come si stanno organizzando un po' tutti per il prossimo Natale. Se io le chiedessi, andando indietro nel tempo, qual è il Natale più bello che lei si ricorda della sua vita, a quale andrebbe i suoi ricordi? E per me il Natale è un momento bellissimo, infatti da una parte, vivendo a Milano, essendoci 6 settimane nel rito ambrosiano di Avvento, davvero è molto vissuto e goduto. Il Natale più bello è quello che io ricordo presso la mia famiglia, un Natale semplicissimo, l'albero, il presepe, la messa a mezzanotte, questa messa lunghissima che all'epoca da bambina, ero alle scuole medie, era veramente complicata da gestire, però poi si ritornava a casa
e si apriva il panettone. Ecco, da adulta torno spesso a quel Natale con i miei genitori e i miei due fratelli. Ecco perché è importante dare ai nostri ragazzi l'essenziale, quei fondamentali che li aiuteranno a stare in piedi sul ring della vita un domani. Noi non potremo mai spianare la strada ai nostri giovani, ma dargli gli strumenti sì. E quanto mai il Natale del post-Covid mi ricorda, essendo poi anche meridionale, banalmente, guardi, ma non è così banale, quel mandarino vicino al presepe che mia nonna metteva, quella buccia d'arancia, e quest'anno l'ho fatto anch'io, quelle noci, c'è proprio l'essenziale che in realtà è un simbolo che permette a me di ricordare Anna Monia, poi adulta, come nella vita, nel lavoro, nell'impegno civile, nell'impegno sociale, quotidiano, bisogna andare sempre all'essenziale delle questioni, dei temi, e lì ritroviamo tutti, non perdiamo nessuno, teniamo insieme tutte le cose. Ecco, questo è il Natale che io ricordo e che vorrei, fra virgolette, rivivere, pur da adulta, in un altro contesto, e simbolicamente ho già messo il mio mandarino sul presepe, accanto a due caramelle e a poche noci, proprio per che mi ricorda di andare all'essenziale. Bisognerebbe un po' ritornare alle tradizioni passate che abbiamo scordato e li abbiamo messe proprio da parte, ma forse anche i nostri genitori, i nostri nonni si sono piuttosto loro adattati ai giovani piuttosto che noi ricordare le memorie precedenti, vero? Sì, lei dice una cosa molto importante, molto interessante. Nel mondo che evolve, nell'era della digitalizzazione, mai chiudersi, ci si apre alla digitalizzazione. Pensi questi media come ci hanno aiutati, questi strumenti in tempi di Covid a rimanere connessi, collegati. Però l'apertura alla modernità deve necessariamente tenere saldo la tradizione, la storia, le nostre radici, le nostre fondamenta. Forse il Covid ci ha permesso di creare un nuovo mix, che è una nuova armonia. Da un canto i nostri giovani dell'era digitale, ma d'altro canto anche noi adulti, che invece dialogando con loro, aprendoci a questi nuovi sistemi, ci apriamo forti e solidi delle nostre tradizioni. Allora solo così non c'è l'aberrazione, ribadisco, si riesce ad andare all'essenziale. Ecco, allora forse un invito a noi adulti, genitori, nonni di una certa generazione, io dico dai 50 anni, dai 45 in su, proviamo a recuperare anche quest'anno queste tradizioni, a raccontarle ai nostri ragazzi. Allora saremo meno transciana quando diciamo presepe sì e presepe no. Perché non è quella statuina, ma è una tradizione. E il non sapere da dove si viene, quali sono le proprie radici, impedisce ai nostri ragazzi di avere quella solidità che gli permette di orientarsi nei momenti di instabilità. Suor Anna Monia, una domanda che chiedo a me e magari vorrei ascoltare la tua risposta. Il Covid, secondo te, ci ha incattiviti o ci ha migliorati in questi due anni? Come siamo usciti dopo due anni di pressioni, no, di tutto quello che sta accaduto, cioè di novità tutto sommato, perché non sapevamo prima che il virus, oltre a quello influenzale, non sapevamo nemmeno che cosa fosse. Secondo lei siamo migliori o peggiori rispetto a due anni fa? Guardi, le potrei dire questo. Ieri ero in una istituzione, avendo il braccio rotto destro e alla sinistra tenevo la borsa con la sinistra, mi si è abbassata la mascherina. Facevo un po' fatica ad alzarla avendo le mani occupate. E l'interlocutore mi ha guardata con degli occhi terrorizzati, come se io avessi impugnato in quel momento una pistola. Quell'immagine mi si è impressa dentro, mi ha fatto comprendere che le persone
senza mai generalizzare perché io non amo le categorie, sono da un canto spaventate in modo non sano, perché la paura è un sentimento sano che ti permette di scappare e di salvarti di fronte a un pericolo reale, salvando te e gli altri, quindi apre alla solidarietà. Ma quando la paura è sproporzionata rispetto al pericolo, ti porta a chiuderti, creando un danno maggiore, ma soprattutto producendo un danno maggiore. Quindi il Covid ci ha soprattutto complice una narrazione confusa, sia mediatica, sia di pseudo esperti, che come ha detto l'altro giorno un esperto appunto intervistato alla TV, diceva oggi non c'è tanto la malattia di avere delle idee differenti, ma quello dell'apparire. Allora, pur di apparire, ognuno è disposto a dire la sua anche in contraddizione con gli altri. Ma quando questo a farlo sono dei medici, sono degli scienziati, in realtà non creano soltanto un dibattito, ma creano quella sorta di confusione che spesso viene alimentata e galoppata dall'idiozia culturale e da chi ha interessi terzi. Allora, che cosa succede? Complice questa realtà qui la gente è più spaventata, ma è anche più smarrita. Ecco perché dirlo ci impegna ad assumerci quella responsabilità di chiarezza, di dire qual è il pericolo reale, tale per cui bisogna preoccuparsi, occupandosene per scongiurarlo per sé e per gli altri. Altrimenti si fa una sorta di terrorismo psicologico che paralizza. Allora, le persone del post-Covid sono migliori o sono peggiori? Sono semplicemente spaventate. È necessario, allora, a questo punto, questo percorso di chiarezza, di lucida, e questo è chiaramente riporta anche in auge questo essere abbastanza occupati a costruirsi una solidità di pensiero, di parola e per affrontare il pericolo. Cioè, quando eravamo durante la Seconda Guerra Mondiale e sganciavano le bombe e suonava l'allarme, la gente si rifugiava nei bunker. Finita la Seconda Guerra Mondiale, quando suonava quel campanello, differente il suono, avvisava di altro. Ecco, bisogna che anche noi si capisca che non si è sempre in una situazione di emergenza e di pericolo. Certamente la gente del post-Covid, non so se è migliore o peggiore, ma è sicuramente chiamata. È un popolo di chiamati a quel senso di responsabilità, di approccio delle situazioni con competenza, con credibilità, con coraggio, con quella coerenza sempre a se stessi, senza apparire una canna sbattuta dal vento e quindi senza anche esserlo, liberandoci dalla mania di apparire a tutti i costi pur dicendo delle idiozie, ricordandoci che quando si parla in pubblico, soprattutto con questi media, si raggiungono centinaia e centinaia di persone e migliaia di persone. Io mi auguro che le persone del post-Covid siano migliori, e da qual è il mio metro di misura, se posso permettermi, è quell'alto senso civico che maturano di apertura alla nazione, di assunzione di responsabilità dell'altro, di presa in carico, di prossimità e solidarietà, che si chiama semplicemente alto senso civico, ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione italiana. Certamente il Covid ha spazzato l'idiozia culturale come l'incompetenza, il pressappochismo e quello slogan uno vale uno e che ci vuole lo posso fare pure io. Tu hai fatto una bella similitudine con la guerra mondiale, ma anche allora, Solmonia, noi non eravamo nati durante quel periodo. Però la similitudine sta in questo. Due anni fa, ecco, nei primi mesi del gennaio di due anni fa, gennaio-febbraio, quando il Covid cominciò a evolversi, a manifestarsi, avevamo paura, abbiamo avuto tutti paura, no? Ricordiamo i lockdown, eccetera. E la similitudine è con
i bombardamenti durante la guerra mondiale, no? Io penso che quei poveretti, quando iniziarono i primi bombardamenti che distruggevano proprio le città, i palazzi, le case, eccetera, avevano tanta paura. Poi ci si abitua, perché successivamente la guerra è durata tanti anni e allora la gente si abituava ai bombardamenti, andava nei rifugi, aspettava lì che cessassero per poi tornare alla normalità. C'era proprio un ritorno immediato alla normalità, la paura veniva meno. È quello che è successo ora con il Covid. Cioè, oggi abbiamo questi contagi, eccetera, però i problemi economici, poi parleremo della legge di bilancio mi interessa il suo parere al riguardo. Cioè, anche oggi ci sembra che il Covid non c'è, ci siamo abituati a vivere con a fianco il nemico del Covid. E poi vorrei sapere anche qual è la tua opinione sui vaccini, sui Novax, perché in questo momento sembra quasi di essere o Novax o no Green Pass, sì Green Pass, o Novax eccetera. In realtà siamo in tanti a esprimere le opinioni, in televisione sentiamo opinioni contrastanti e se le sentiamo singolarmente sono tutte paradossalmente sono convincenti, no? Poi magari in un contraddittorio riusciamo a capire, a farci un'opinione. Qual è la tua opinione riguardo? Allora, anzitutto, come già dissi appena ci fu la pandemia, sono ancora convinta che con la malattia bisogna imparare a conviverci, come col Covid. L'essere umano è un essere che ha un arco temporale, in quell'arco temporale si interfaccia con la malattia, con la salute, con la non salute. Non possiamo pensare che si possa vivere indenni da questa realtà qui. Quindi forse il Covid ci ha insegnato, però dobbiamo poi realizzarle queste cose concretamente, che noi avevamo idealmente, e in modo anche sbagliato, diviso l'essere umano in vari cassetti, il cassetto della salute, il cassetto della scuola, il cassetto della vita, il cassetto del matrimonio, no. Allora dobbiamo recuperare una visione di uomo complessiva e completa. Secondo, cominciare a dare ai nostri ragazzi gli strumenti per gestire anche la malattia qualora bisognasse convivere con una malattia, con una disgrazia, con il Covid. Io sapete che tra le persone che ammiro in modo particolare c'è Giusy Versace. Giusy Versace è questa donna che per un incidente che non avrebbe mai potuto immaginare che a 28 anni le avrebbe cambiato la vita, l'esistenza, dovendo amputare due gambe. Giusy Versace racconta che solo avendo la testa e il cuore lei si è reinventata una vita, ha attraversato il dolore e convive per un'intera esistenza con questo problema, perché vi convive, però lei aveva gli strumenti. Allora noi riusciamo a dare ai nostri ragazzi gli strumenti perché ciò avvenga, perché noi non possiamo evitargli loro tutto quello che normalmente nella vita accade. Il Covid è un virus sconosciuto, come lo era anni fa la malaria, come lo era la lebbra. Abbiamo imparato anche a conviverci, a curarle. Oggi nessuno temerebbe la lebbra o la malaria essendoci le cure. O pensiamo al tumore. Quante persone vivono per una vita con un tumore cronicizzato? Quindi ecco, allora c'è tutto quell'impegno di una ricerca scientifica che porta alla cura, e qui ricordiamoci la grande Rita Levi da Montalcini, perché l'Italia vanta questi personaggi. Ecco, allora recuperare quel sano orgoglio di portare all'opinione pubblica i grandi personaggi che hanno speso la loro vita per queste cose, non ribadisco tutte quelle, quei vari opinionisti che per la voglia di apparire. Guardi, glielo dico, non l'ho mai detto a nessuno, ma lo dico qui se può servire per i ragazzi, anche a livello nazionale come TV. Quando c'è stato un momento storico della mia vita, quando veramente, tra virgolette, chiedevo con una certa ansia lo spazio per parlare dei temi scuola, libertà di scelta educativa, pluralismo, sentivo il bisogno per i ragazzi di dare qualche strumento, nessuno mi ha mai dato ascolto, snobbando assolutamente questi pensieri perché erano antichi, erano pensieri stucchevoli, erano pensieri noiosi, e viva la TV trash. Quando poi è cambiata la storia,
e Quarta Repubblica, lo dico, è la prima volta che lo dico qui perché lei è una persona di grande umanità, ma anche di grande professionalità. Mi invitò quel 7 di dicembre e mi diede questo spazio quando, ribadisco, ero un'emerita sconosciuta. Che cosa mi è capitato? Io lo racconto come esperienza, che dopo anche altre TV nazionali che fino al giorno, ai mesi prima, mi avevano, fra virgolette, ignorato in questa ansia di preoccupazione sociale, hanno cominciato ad invitarmi. E allora a quel punto lì ho detto io no. Ho detto io non faccio la comparsa in tutte le trasmissioni perché magari è utile a terzi. Perché il mio bisogno fondamentale è quello di avere un megafono per dare ai nostri ragazzi umilmente, per come posso, quegli strumenti per orientarsi. E ce l'ho, primo. Secondo, non piego l'ideale sociale e civile alla logica dello share. Terzo, do un segnale chiaro di una coerenza a se stessi, accogliendo pertanto gli inviti di chi, come Puglia Press o in quel caso Quarta Repubblica, hanno accolto questi appelli in tempi in cui eri sconosciuta. Ecco, questo vuol dire allora creare una situazione in cui si impara anche a capire chi è l'interlocutore. Perché questo è necessario. Io aggiungerei una cosa a sostegno proprio di quello che tu dici. Lo dico perché anche io stesso mi sono imbattuto nella richiesta di certe interviste di avere ospiti autorevoli nazionali, tra l'altro qualcuno anche autorevole del territorio tarantino che piuttosto noto e importante, e la cosa che ci è stato spesso richiesto era il gettone, il cachet. Diciamo intanto alla gente che tutti coloro che vanno in televisione prendono dei cachet, non è il caso di Soranna Moglia Alfieri, ma io parlo degli specialisti, dei virologi, tutti questi personaggi. Colgo l'occasione per dirlo a lei, io da anni lavoro notte e giorno perché mi piace lavorare per l'attività della congregazione, ma il tempo personale che non esiste lo dedico a questo impegno civile, sociale, senza mai non soltanto chiedere, ma rifiutare qualsiasi compenso. E a fronte a chi dice, suora, vorremmo darle questo compenso, io rispondo sempre allo stesso modo: faccia una borsa di studio per un bambino povero. Ed è così. Abbiamo parlato di Nicola Porro, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare insieme. Lui ha lavorato diverse volte con me in alcuni eventi organizzati. Tra l'altro, è stato anche nostro ospite qui in Puglia Press. Nicola Porro è una persona, intanto un grande professionista, poi una persona per bene. Io volevo solamente concludere questo spazio del Covid con il vaccino. Vogliamo dire alla gente in questo momento che deve vaccinarsi, prima, seconda, terza dose. Io seguo volentieri Vespa tutte le sere, perché Vespa conduce a una linea editoriale piuttosto equilibrata e poi è uno di quelli che dice le cose così come le pensa. Quindi vogliamo parlare che il vaccino è un'opportunità, suor Anna Monia? Guardi, allora, io non sono un medico, quindi devo stare alla scienza. Noi dobbiamo rispondere in un modo tecnico. Se io avessi di fronte a me uno studente in medicina e gli facessi questa domanda, il vaccino, test d'ingresso di medicina, il vaccino salva o no la vita? Lo studente non potrebbe che rispondere sì, perché la risposta no sarebbe sbagliata a livello scientifico. Quindi partiamo da questa premessa, altrimenti, ed è una premessa, come dire, insindacabile, indiscutibile, scientificatamente provata da decenni, decenni e decenni. Detto ciò, in un momento di emergenza Covid, dove è stato sperimentato, verificato, e non è più in esperimento il vaccino, perché lo hanno detto in tutte le lingue del mondo, e viene somministrato prima, seconda e terza dose, io posso attestare, avendolo provato sulla mia esperienza personale, che se si è un soggetto fragile
o con delle controindicazioni per il vaccino, c'è un'alta attenzione se farlo o meno, se esentarti o meno e se farlo quale tipologia fare. Quindi io posso garantire, mentre su altri aspetti della medicina avrei tanto da ridire, ma qui ci vuole un'altra puntata, su questo posso dire che questo è. Quindi io alle persone domanderei questo: la tua contrarietà al vaccino, non essendo un medico, deriva da che cosa? Dalla paura, legittimissima, allora va accolta questa paura. Ecco perché io ho salutato con grande favore il fatto che il Premier Draghi non abbia messo in Italia il vaccino obbligatorio. Perché? Perché il Premier Draghi, da grande europeista, da economista, da persona qualificata qual è, ha capito molto bene, lo sa meglio di noi, non dobbiamo dirglielo noi, lui l'ha spiegato a noi, che lasciare libero il vaccino era necessario perché permetteva al cittadino di misurarsi con la sua paura, di indirizzarsi. Quindi la domanda era: gli abbiamo dato gli strumenti per indirizzarsi? Sì, purtroppo alcuni opinionisti non hanno fatto un servizio civile che forse avrebbero dovuto fare, e questa è un'altra parentesi che dovremmo aprire e chiudere, perché non è possibile che ognuno che vuole dica pubblicamente quello che pensa così, senza alcuna cognizione. Detto ciò, lasciarlo libero avrebbe fatto sì di misurarsi con le proprie paure, ma anche con quel senso di responsabilità, cioè io mi curo, mi vaccino per me ma anche per l'altro. Allora, in un momento di forte individualismo in cui era precipitato il popolo italiano, lasciare libero il vaccino avrebbe dovuto e potuto, come in molti casi ha fatto, permettere ai cittadini italiani di misurarsi con quel senso di corresponsabilità, di apertura all'altro, di responsabilità. Ci sono delle eccezioni in cui dimostrano delle eccezioni che però confermano la regola, di irresponsabili che non riescono ad agire per priorità. Ecco, questo è un elemento importante. Va bene tutto: la libertà di espressione, di manifestazione, di opporsi, ma bisogna domandarsi: è opportuno, è prioritario rispetto al contesto? Altrimenti si è dissociati con la realtà. Assolutamente. Dovremmo parlare, però abbiamo altri argomenti e dobbiamo essere veloci perché siamo andando intorno alla mezz'ora. Dicevo sul Green Pass stesso, no? Che io ritengo sbagliato il Green Pass per questo motivo, perché il Green Pass, noi stiamo facendo, c'è quasi una rivoluzione in Italia, Green Pass sì, Green Pass no. In realtà la domanda che faccio a tutti coloro che ci stanno seguendo è: quante volte siete andati in un posto qualsiasi e vi hanno chiesto il Green Pass? A me è capitato, io ho il Green Pass, poco, niente. Ora c'è l'obbligatorietà sui treni di avere il Green Pass. Io sono piuttosto per quello che è avvenuto in Francia. In Francia ci sono vaccinati e non vaccinati. Io il Green Pass l'avrei eliminato solamente vaccinati o non vaccinati. Ci sono dei lockdown anche in Austria in questo momento per chi non è vaccinato. Perfetto, chi non è vaccinato ha il lockdown. Il discorso dei tamponi, che abbiamo scientificamente stato provato che il tampone fatto ogni 2 giorni non serve a nulla, perché uno può essere un falso positivo, dovrebbe essere fatto giorno per giorno. Ecco perché si dovrebbe arrivare alla definizione vaccinati o non vaccinati. Quindi sanzioni, lockdown, eccetera, eccetera, per i non vaccinati. Non lo so, guardi, dottore, lei ha ragione, comprendo benissimo la sua posizione. Non credo che questa soluzione calzi bene con il paese Italia, che è uno stivale. La Francia gli mette il cappottino dell'out-out. Quando tu hai a che fare, non è casuale la configurazione del paese Italia, che è uno stivale nord-centro-sud, che rimane un paese estremamente liberale, liberale nel senso di agire però con responsabilità e con responsabilità. Io guardo con grande positività a questo governo che invece ancora oggi testardamente, tenacemente, idealmente
e muove le leve della responsabilità, della corresponsabilità, della presa in carico, perché il paese d'Italia ha nelle sue ragioni profonde, nelle sue radici, l'aspetto dirimente della presa in carico. Noi non siamo un paese dell'out-out, l'unica esperienza che abbiamo di dittatura è il fascismo, quindi poi dopodiché non ce la facciamo, e questo ha i suoi pro e i suoi contro, però impegnano, guardi dottore, lei fa un servizio enorme, giornalisti seri come lei, tale per cui io vengo, anche nel sud, di dare degli orientamenti, di dare quella notizia vera che scava la radice in profondità, che rifugge dalla tentazione dello share sciocco, dello share che si brucia come un cerino, mi sono spiegata, che ti permette di rimanere sulla cresta dell'onda abbastanza, molto tempo, coerente a te stesso. Però i dati dicono, io mi attengo sempre ai dati, che laddove questo è stato fatto, la gente pur di lavorare, pur di continuare a uscire regolarmente, si è vaccinata e sono aumentati i numeri delle persone vaccinate. Solamente questo, perché siamo in un momento delicato, oltretutto, e chiudo qui, la libertà di non vaccinarsi è la libertà, anche la stessa libertà, suor Anna Monia, di uno che si è vaccinato e vorrebbe sapere chi gli va vicino, se è o meno vaccinato. Cioè, io posso anche dire, perfetto, condivido, non ti vuoi vaccinare, non ti vaccini, ma io devo essere libero di sapere se tu ti avvicini a me, se tu sei un operatore commerciale, se tu sei uno che lavora, a un banconista di un bar, di un supermercato, eccetera. Io devo sapere se mi avvicino, se mi relaziono con una persona vaccinata o non vaccinata. Quindi comunque qui entriamo in un altro campo che non ce ne usciremo più, e cambiamo argomento. A me è piaciuto moltissimo, suor Anna Monia, un pensiero, una cosa che tu hai detto a Quarta Repubblica, che io condivido, anzi aggiungo anche una cosa, faccio una premessa così sappiamo anche dove, verso che strada stiamo andando. Io sono contrario ai sussidi così come vengono dati in questo momento. Il reddito di cittadinanza, io sono d'accordo, vogliamo dare il reddito di cittadinanza, sono d'accordo, ma cerchiamo di formare, cioè obblighiamo le persone che prendono il reddito di cittadinanza a formarsi. Oggi ci sono tante attività, tante industrie che hanno bisogno, cercano operai specializzati che non ci sono. Allora io dico, lo Stato dovrebbe dire, perfetto, ti diamo il reddito di cittadinanza, però ti obblighiamo a formarti laddove ci sono determinate richieste e esigenze. Tu hai detto una cosa che più o meno è in linea con quello che è il mio pensiero. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più. Tu parli ai giovani, io lo estendo un po' a tutti, non solamente ai giovani. Tu naturalmente, lavorando soprattutto nelle scuole con i giovani, lo vai a limitare tra i giovani. I sussidi finiranno, e questo è un dato di fatto. E se non si è fatto niente, resterà la mancanza di una qualificazione professionale che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuro. La società nel suo complesso non può accettare un mondo senza speranza, ma deve, raccolte tutte le proprie energie e ritrovato un comune sentire, cercare la strada della ricostruzione. Ma c'è anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta, dici tu, e a farlo bene. Il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che oggi sono i giovani. E non solo dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo, pur vivendo in società migliori delle nostre. Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico. Ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza. Io condivido assolutamente questo pensiero, che addirittura lo amplierei, perché noi parliamo di giovani, poi dobbiamo dire i giovani da che età a che età vanno. Io lo andrei oltre alla formazione, cioè utilizzare questo reddito, questo reddito proprio per formare giovani e meno giovani. È d'accordo? Guardi, le parole che lei ha detto sono bellissime. In realtà non sono mie, ma sono del Premier Draghi, che ho fatto mie, perché erano
pensiero bellissimo che di grande contenuto che pronunciò in agosto 2020, tale per cui mi fecero guardare a lui davvero in tempi precedenti come a colui che avrebbe potuto traghettare l'Italia fuori da una crisi senza precedenti. Il reddito di cittadinanza nasce per, lo dico con molta chiarezza, fisiologicamente in modo sbagliato, nasce come mancetta, nasce per dare dei sussidi che servivano per sopravvivere, ma non era assolutamente in grado di permettere alle persone di reinserirsi in una società con dignità. Cioè, chi perde il posto di lavoro, bene il reddito di cittadinanza se gli permette di sopravvivere e di rilanciarsi, perché i cittadini non sono soltanto dei portatori di bisogni, e questo era l'elemento fondamentale che probabilmente fu cavalcato da un populismo che, grazie al cielo, grazie al Covid e grazie alla la capacità del popolo italiano di uscire dalle guerre mondiali e dai terremoti, è riuscito a uscire anche da questo populismo, abbiamo archiviato. Oggi c'è una nuova era, è l'era dove i cittadini quindi non sono soltanto portatori di bisogni da cavalcare, ma sono protagonisti di un nuovo paese democratico. Quindi vuol dire cittadini capaci di agire liberamente, con competenza, producendo reddito per sé e per gli altri. E questa si chiama sussidiarietà circolare, ove lo Stato ha il ruolo di paracadute, cioè di intervento per quelle emergenze, quelle povertà dell'immediato che però vanno sanate, colmate e rilanciate. Questo domanda quindi una nuova classe dirigenziale e una nuova classe politica che fa rima con competenza, credibilità e coraggio. Quindi ecco che cosa penso del reddito di cittadinanza. Bene, vorrò leggere maggiormente la legge di bilancio, un reddito di cittadinanza che comincia a dire che dopo il rifiuto del secondo posto di lavoro si perde il reddito di cittadinanza. Bene, un reddito di cittadinanza che non solo punta a dei controlli ex post, ma ex ante, perché l'unico modo per liberare il reddito di cittadinanza dalla malavita che se ne è appropriata, ed è stato evidente come questo reddito di cittadinanza non solo non ha colmato le emergenze sociali, le ha acuite e peggio, è stato intercettato dalla malavita. Terza cosa, bene questa legge di bilancio che ieri è stata incardinata martedì il 16 in Senato. Io ho già avuto modo di leggere gli articoli 45, 107 e 108 al capitolo scuola. Vengono destinati dei fondi importanti per una scuola che deve essere più equa, più giusta, più libera e più autonoma. Come ha detto il Premier Draghi, investire nella scuola è un dovere civile, è una necessità per colmare le disparità fra nord e sud, sanare le diseguaglianze, dare a tutti i nostri ragazzi le medesime opportunità, che vuol dire dare loro quelle competenze che gli permettano domani di andare a restituire quei dei soldi che tutti quanti oggi noi ci diciamo come li spendiamo i soldi del PNRR, dimenticando spesso che sono soldi presi a debito che dovranno pagare i nostri figli. Quindi la domanda non è come li spendiamo, ma la risposta è unica: vanno spesi per dare ai nostri ragazzi, a tutti quanti, competenza per produrre, per rilanciare l'economia e chiaramente restituirli. Guardo con grande interesse al Sud, perché molti fondi che la legge di bilancio stanzia per il Sud, e quindi l'appello è a tutti i presidenti delle regioni, alle province e ai comuni, ma anche ai cittadini, al mondo della scuola statale, al mondo della scuola paritaria. Passata questa legge di bilancio, scendono in campo le regioni, le province, i comuni e i cittadini, le scuole statali e le scuole paritarie, affinché questi soldi vengano spesi bene. Perché quando l'articolo 45
si parla del sostegno per i disabili, dei mezzi di trasporto, all'articolo 107 dell'emergenza Covid, o all'articolo 108 maggiori finanziamenti per i docenti. Non possiamo ignorare, primo, che il sistema scolastico è integrato, ma secondo, non possiamo prescindere dal fatto che l'impegno a portare lo 0-6 anni al 33% in ogni realtà vuol dire che la regione Puglia, nella sua giunta, la regione Calabria, la regione Lombardia, il comune, le province si devono attivare per puntare su un sistema scolastico integrato, di qualità, pluralista, altrimenti saranno fondi persi. Ecco qual è la sfida della legge di bilancio. Certamente appello anche alle scuole paritarie. Le scuole paritarie serie non temono, come non devono temere, come non e lo hanno già ampiamente dimostrato col DL Sostegni, di dare pubblicità dei loro bilanci, dell'organico, dei docenti assunti, pagati, del costo del personale, per isolare quelle attività residuali di scuole che sono diplomifici, postifici, scuole intercettate dalla malavita, che si nascondono dietro scuole paritarie. Purtroppo questa forse resistenza iniziale alla trasparenza, alla valutazione, alla meritocrazia, alla pubblicità dei bilanci può avere in qualche modo prestato il fianco a certe ideologie che assimilavano le scuole paritarie tutte come postifici, diplomifici e quindi chiaramente delle scuole da colpire e da uccidere. E noi lo abbiamo detto più volte, questo in realtà ha colpito, ha distrutto la scuola dei poveri, per i poveri delle periferie e del centro-sud, portando l'Italia ai primi posti OCSE PISA per il nord, agli ultimi posti OCSE PISA per il sud. Si cambia capitolo. Quindi occhio alla legge di bilancio, gli articoli 45, 107 e 108 si devono chiaramente misurare molto, ha fatto il ministro, moltissimo, il ministro Bianchi, oggi molto è chiamato a fare il Parlamento nel licenziare una legge che dia le premesse per un sistema scolastico di qualità, più equo, più giusto, ma attenzione, da gennaio 2022, se la legge di bilancio, come tutti ci auguriamo, verrà licenziata a dicembre, da gennaio 2022 inizierà il lavoro serio, cioè quello delle regioni, delle province e dei comuni, che potranno cronicizzare l'attuale disparità fra il nord e il sud o sanarla. Quindi veramente l'impegno è di tutti e di tanti. E io voglio augurarmi che il Sud raccolga questa opportunità. Dare ai nostri ragazzi una scuola più equa permette al Sud di rimanere unito al Nord e di riportare l'Italia protagonista nel mondo sotto competenza, credibilità e coraggio. Ecco, questo farà sì che il Covid non rappresenti una disgrazia sciupata. Io, Sormonia, voglio dare qualche dato per chiudere il discorso del reddito di cittadinanza. Intanto noi abbiamo parlato, tu hai parlato molto bene dei giovani, del futuro dei giovani. La povertà assoluta in Italia colpisce, pensate, 1.337.000 minori, il 13,5% rispetto al 9,4% degli individui a livello nazionale. E proprio parlando di mezzogiorno, l'incidenza varia dal 9,5% del centro al 14,5% del mezzogiorno. Questi sono dati ufficiali. E poi, a fronte di 3.800.000 percettori del reddito di cittadinanza, suora Anna Monia Alfieri, ci sono 5 milioni di poveri assoluti che non prendono nessun reddito di cittadinanza, senza parlare poi degli invalidi, delle pensioni degli invalidi, eccetera. Quindi io come voglio chiudere? Che oggi è un privilegio che lo Stato dia a 3.800.000 persone rispetto ai 5 milioni di poveri assoluti che non lo prendono. Abbiamo sentito a quanti giovani che non prendono nessun sussidio e niente, agli invalidi che prendono pensioni da fame e devono anche comprarsi le medicine e tante altre cose. È un privilegio.
Quindi che cosa, quando mi danno un privilegio, cerco di disobbligarmi. Allora, come si può disobbligarmi? Lasciamo stare ora, io sono per, i comuni dovrebbero utilizzare queste risorse di persone che prendono il reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili, per lavori di pubblica utilità, ma soprattutto con la formazione, perché se abbiamo sempre fatto un esempio con i giocatori, se tu mantieni un giocatore 2 anni inattivo in una squadra, non lo fai giocare, non lo fai allenare, quel giocatore non riuscirà più a entrare in campo e a fare le stesse prestazioni che faceva prima. Quindi rimanere oziosi, non fare nulla, poi sarà difficile, perché come abbiamo detto e come ha detto, come abbiamo detto all'inizio, rileggendo l'intervento di Suor Anna Monia Alfieri, prima o poi questi sussidi finiranno. E allora che cosa farete? Come sarete pronti a ritornare nella società? Provate a pensare a questo. Io ringrazio Suor Anna Monia Alfieri per questa chiacchierata sempre piacevole, perché con Suor Anna Monia Alfieri ci si organizza, si parte da un argomento, poi si spazia. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di Natale. Il suo aiuto sulla legge di bilancio sarà fondamentale quando verrà licenziata per il Sud, ci conto. Assolutamente, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, sempre che noi sappiamo che qui a Sud è una situazione molto particolare, e sai anche a chi ci, proprio in Puglia in particolare, a chi ci riferiamo. Va bene, ne parleremo in altre trasmissioni. Grazie, Suor Anna Monia Alfieri, speriamo di farci gli auguri prima di Natale, va bene? Grazie di cuore, dottore, a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Grazie, arrivederci. Thank you.